Ciao a tutti, quelli belli e quelli brutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccoci qui alla seconda lezione di Lingua dei Segni Italiana, LIS. E ho aspettato un po' a fare la seconda lezione in LIS, quindi parlando in italiano, per chi vuole imparare la LIS, per lasciarvi il tempo di imparare la dattilologia o l'alfabeto manuale dei segni. Avete imparato? Se non l'avete imparato, andate nel video fatto in precedenza, la lezione in LIS 1, questo video qua. Andate lì, ve lo imparate. E è vero, abbiamo detto che la dattilologia o l'alfabeto manuale dei segni per i sordi non è molto usato o comunque apprezzato, preferiscono ovviamente il segno diretto per ogni parola, però è importante. Vi chiedono il vostro nome, come ti chiami? Non abbiamo un segno nome, poi in un ulteriore video spiegherò cos'è il segno nome, come funziona, eccetera. E come lo fate? Alfabeto manuale dei segni o dattilologia. Quindi se non l'avete visto, andate a vedere il video. Quando avete preso dimestichezza con l'alfabeto manuale dei segni, non si passa ai saluti, eccetera, si passa alle domande sì, no e le domande K. Cosa significa? Tutto quello che bisogna fare sono le espressioni facciali, cosa fondamentalissima nella lingua dei segni italiana o in tutte le lingue dei segni. Questa qua fa il 90% della lingua. In questo caso, per le domande sì, no e domande K, andiamo a lavorare sulle sopracciglia. Importantissime. Domande sì, no. Cosa significa? Allora, quando noi facciamo una domanda ad una persona sorda, facciamo due tipi di domande. Stai bene? Sì o no? Come ti chiami? È una domanda a cui lui non deve rispondermi o sì o no, deve rispondermi col suo nome. Vai a casa? Domanda sì o no. Come stai? Domanda K. Quindi penso abbiate capito. Abbiamo due tipi di domande. Sì o no è quando io faccio la domanda se dovrà rispondermi o sì o no, uso un'espressione facciale. Quando la domanda alla domanda non devono rispondermi sì o no, ma un'altra frase o parola o vocabolo, eccetera, userò un altro tipo di espressione. Domande sì o no. Tu stai bene? Le mie sopracciglia si alzano. Alle domande sì o no, le sopracciglia sono sempre alzate. Stai bene? Oppure stai male? Oppure, tu sei sordo? Tu sei udente? Quale sarà la risposta? O sì o no? A tutte le domande che io faccio, a cui lui dovrà darmi una risposta che sia sì o no, le mie sopracciglia dovranno essere alzate. Stai bene? Stai male? Ovviamente un po' l'espressione cambierà. Stai male? No, ci sarà un'espressione più triste, crucciata, diciamo. Sì, no, mettiamo da parte. Tipo K, domande di tipo K. Perché si chiamano così? Vi ricordate il video dattilologia? La K come si faceva? K. Dobbiamo solo ribaltarla e metterla al posto delle sopracciglia. Quindi è una domanda di tipo K, a cui la persona dovrà rispondermi non con un sì o no, ma con un'altra parola o frase che non sia sì o no, le mie sopracciglia faranno così. Come stai? Quanti anni hai? Attenzione però, a volte si tende a fare come stai? No, questo no, non va tenuto tutto crucciato come quando sei arrabbiato. Come stai?
Quanti anni hai? Tuo nonno, quale? No, 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 no. Solo le sopracciglia lavorano. Come stai? Quanti anni hai? Tuo nome? Quindi lavorano le sopracciglia alle domande di tipo K. Le sopracciglia fanno questo lavoro qua. Vanno in giù, diciamo. Attenzione alla faccia. Deve essere corrispondente alla domanda che facciamo. Facciamo un esempio. Arrabbiato motivo. Perché sei arrabbiato? Arrabbiato motivo. Le mie sopracciglia andranno un po' giù e anche le mie espressioni saranno più crucciate, più tristi, diciamo. Ma non facciamo come stai? No. Come stai? Però le sopracciglia è importantissimo che siano in giù. Ecco, questa è la spiegazione di domanda sì, no, domanda di tipo K. Queste sono le due domande fondamentali. Perché non vi ho insegnato i saluti, eccetera? Ciao, arrivederci, come stai? Ok, li ho inseriti, ma proprio per farvi capire che senza la spiegazione del tipo di domande sì, no, tipo di domande K, non useremo in modo adeguato le nostre sopracciglia. Quindi se io vi insegnassi come stai, ok, questo è il segno, ma l'espressione sarebbe sbagliata. Quindi io penso che sia meglio partire da domande sì, no, domande tipo K e poi partire con i saluti e altre cose dove useremo proprio i segni, diciamo. Ecco, questo era un video dedicato alla lingua dei segni italiana, la lezione 2, come ripeto. E se vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi, attivate la campanella per vedere tutti i miei video e non perdervene neanche uno. Grazie, ciao!